Qui con noi ci sono i Fortunato Brothers, possiamo chiamarli così, Michele e Francesco, benvenuti. Michele Fortunato, owner degli Angry Bats, e Francesco invece che è un marciatore della nazionale italiana di ritorno da Tokyo, anche se è tornato mesi fa ormai, però per noi saranno sempre di ritorno da Tokyo finché non arriveranno a Parigi praticamente. Benvenuti ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Com'è Fortunato Brothers? Va bene? È un marchio registrato? Sì. Lo potete registrare se volete. Fin quando non è Mario va bene. Ok. Super Fortunato Brothers. L'importante è non avere i baffoni e la coppola, però ci si può sempre lavorare. E, perché sono qua Michele e Francesco? Beh, è presto detto, diciamo, perché nessuno forse meglio di loro due, stando anche in famiglia, ci può raccontare un po', ci può rappresentare quello che è il discorso che qua su Atleta TV abbiamo fatto spesso, continuiamo a fare e continueremo a fare, ovvero parlare di e-sport e parlare di sport allo stesso tavolo. Si può fare, ragazzi. Ma lo scopriamo. Confermate. Sì, c'è chi dissentirebbe, però noi ci proviamo. Va bene, ma esatto, siete qua anche per questo. Nel senso, la mia curiosità prima parte da qua. Siete due fratelli, quindi non so, correggetemi se sbaglio, insomma siete cresciuti insieme. Qualcuno direbbe, uno fa il marciatore, quindi è un atleta, si allena, arriva fino alle Olimpiadi, si pone degli obiettivi anche importanti, poi ne parleremo meglio con Francesco, e l'altro invece è il proprietario di un team di e-sport, quindi ha a che fare con il competitivo virtuale, tra virgolette, se vogliamo possiamo chiamarlo così, ma i due, Michele e Francesco, hanno più o meno una stessa visione di quello che è lo sport. Quindi io partirei proprio da questa domanda a voi due e poi mi rispondete una alla volta: che cos'è per voi lo sport? Francesco, che è più facile, dai. Parto io? Sì. Devo fare il filosofo oppure una risposta... Beh, non lo so, puoi anche cazzeggiare se vuoi. Ma lo sport... Cos'è per te? Per me... Cosa rappresenta per me? La mia vita, ovviamente. Io ho scelto di dedicare la mia vita allo sport. Ho avuto il privilegio e la fortuna, allo stesso tempo, di poterlo fare. E qualcuno, diciamo... può dire che ho un talento associato sicuramente alla forza di volontà, alla costanza, tutte quelle caratteristiche fondamentali per un atleta che ha ambizioni di raggiungere certi risultati, e quindi per me lo sport comunque è vita, è quello che faccio tutti i giorni, e non riesco ad immaginarmi comunque una vita senza sport, al di là poi dell'agonismo che fa parte di questa parte della mia vita che purtroppo non durerà per sempre, perché insomma gli atleti non ci si può essere atleti agonisti fino a chissà quale età. Insomma, per adesso questo è per me, e mi auguro comunque in futuro, sono sicuro che rimarrò per sempre comunque nell'ambiente dello sport. Non è detto quello in cui sono adesso per forza l'atletica, però non riesco ad immaginarmi una vita senza sport. E Michele, invece per te che cosa rappresenta lo sport e che cosa rappresenta quando viene declinato, diciamo, in ambiente e-sport? Intanto ti volevo chiedere, tu sei qui in veste, diciamo, di owner di un'organizzazione, di un team e-sportivo, ma ti sei dedicato anche tu al competitivo, oppure dici vabbè, io pago gli stipendi e basta? Vabbè, tecnicamente
anche per me lo sport è la mia vita, perché anche se non lo faccio a livello professionistico come mio fratello, diciamo che lo sport è sempre stato una costante nella mia vita. E anche io ho iniziato facendo l'atleta, ho fatto diversi sport, ho fatto atletica, ho fatto triathlon, per ultimo arrampicata, e ho sempre fatto competizioni negli sport, perché la competizione è un aspetto che mi piace molto, soprattutto quella con se stessi. Infatti, diciamo, ho preferito sport individuali nella mia storia, e a me lo sport ha fatto crescere molto, ed è per questo anche il motivo per cui poi col tempo, dopo tutte le tappe, diciamo, dello sport tradizionale, sono arrivato anche agli e-sport. Perché quando io sono sempre stato un po' nerd, fondamentalmente, e ho sempre nerdeggiato. Niente, ogni tanto parte, scusate. Beh, pareva un po' romantica come... Vero, ci stava come sottofondo. Era un reel motivazionale. Sì, quindi nerdeggiavo tra la scuola e lo sport, perché io finivo di scuola, tendenzialmente andavo poi al campo ad allenarmi, e poi la sera stavo al computer. Quindi a scuola immagino che andavi benissimo. Andavo stranamente bene. Ah, incredibile. Per questo mi potevo permettere di stare tutto il giorno fuori casa, senza le ire, senza scatenare le ire dei professori o dei miei genitori. Però diciamo è stata una prosecuzione abbastanza lineare, perché a me lo sport ha fatto crescere molto come persona, e quindi mi è sembrato abbastanza spontaneo cercare di portare anche un po' di sport nel mondo dei videogiochi, perché era un po' di tempo che seguivo il mondo degli e-sport, però quelle poche volte che mi ero affacciato prima ci vedevo molta I e poco sport, fondamentalmente, e anche dal punto di vista dell'approccio dei giocatori, ma anche dal punto di vista dell'approccio organizzativo, sia delle squadre che dei tornei. Quindi ho visto proprio, quando poi ho deciso di buttarmici seriamente, delle mancanze che secondo me potevano essere colmate da esperienza sportiva tradizionale. Com'è che si inserisce più sport vicino quella E di e-sport, che rappresenta insomma il lato ludico, il lato elettronico? Ognuno poi la interpreta come vuole. Sì, intanto, piccola parentesi, quello che dice Corri ha un fondo di verità, perché in realtà il nostro coach, che anche viene dal mondo dello sport e studia anche sport science, aveva introdotto una regola che al terzo ritardo in scrim si facevano davvero 20 flessioni, 20 piegamenti, ed è successo. G-Roid ha dovuto aprire la webcam e fare questi 10 piegamenti di fronte a tutti, fondamentalmente. Quindi sì, abbiamo fatto fare, forse siamo l'unico team che ha fatto fare sport ai giocatori. Però così non vale, scusami, se è sport di punizione, tra virgolette, no, potrebbe l'importante essere... è il risultato. L'importante è che ti metti per terra e mi fai 20 flessioni. Esatto. Vabbè, però questa, scusa, mo, a parte gli scherzi, chi ha fatto sport, chi ha frequentato palazzetti o palestre, è una cosa abbastanza frequente, esatto. No? In senso, a pallavolo, se batti e non mandi la palla di là, vai di campo. A calcio, se non hai imparato ancora a fare una diagonale, giri di campo. Non so i marciatori che cosa possono fare per più di quello. Stanno fermi, probabilmente sì. Adesso stai 20 minuti lì a prendere fiato. No, però passa, cioè, nel senso, io infatti quando faccio, perché io oltre ad essere owner sto facendo in questo periodo anche il team manager del team, e mi occupo anche dei colloqui per i nuovi giocatori che arrivano, fondamentalmente. E io quando faccio un colloquio chiedo sempre se il ragazzo ha fatto sport o fa sport, perché secondo me tutte queste dinamiche qui, sia di squadra ma sia anche di approccio alla competizione, averle sperimentate già nello sport tradizionale poi ti possono dare grandi benefici anche nel mondo dell'e-sport. E questa è una delle cose che io apprezzo molto quando faccio i colloqui, e che poi, se manca,
cerco anche di trasmettere durante l'esperienza, diciamo, competitiva e sportiva. Una cosa su cui io, per esempio, spingo molto è imparare a disaccoppiare quella che è l'esperienza di intrattenimento che ti dà il videogioco da quella competitiva, perché purtroppo c'è molta sovrapposizione, perché entrambe le esperienze iniziano con l'avvio del gioco, e quindi questo porta anche il cervello a confondersi fondamentalmente. Cioè, io apro il gioco, una volta vado in solo queue, una volta vado in scrim, e i concetti di base e anche l'approccio alle due situazioni sono molto diversi. Quindi può capitare che, soprattutto all'inizio, se un ragazzo non ha ancora molta esperienza sportiva, competitiva, mischi le due situazioni e quindi si comporti poi alla stessa maniera da una parte o dall'altra. Quindi, per esempio, si aspetta in solo queue, in questo caso, che gli altri compagni di squadra abbiano un approccio competitivo, oppure il comportamento di intrattenimento viene portato poi nelle scrim, negli allenamenti, andando a guastare quello che è magari il fine della scrim, o anche il caricarsi di aspettative che si trasmettono, poi si traslano dal competitivo alla solo queue. Quindi queste sono tutte cose che sono molto difficili da separare e che però fanno parte anche dell'approccio sportivo, perché quando Francesco Totti va a giocare la partita di calcetto con gli amici, non credo che si aspetti la partita di Serie A, e questo invece risulta più complicato farlo a livello di videogiochi. Ok, perché dici il videogioco parte da sé, diciamo, con una componente che è ludica fondamentalmente, quindi sono in un certo senso creati per divertire chi ne fa uso e soprattutto, scusami se interrompo, no, sono creati per dare dipendenza. Cioè, alla fine Riot è un'azienda, nel caso di League of Legends, ma tutti i produttori di videogiochi creano i videogiochi ed introducono delle dinamiche che servono a portare il giocatore a giocare sempre di più, anche in maniera compulsiva, perché loro, se un giocatore gioca una partita in più, sono soldi in più fondamentalmente. A livello competitivo, ovviamente, questa dinamica non entra in gioco, o meglio, non dovrebbe entrare in gioco. Grazie Michele. Cosa? No, niente, non Michele, l'altro. In regia. Che ci ha fatto vedere Vischio mangiare di gusto mentre sta guardando. lo so, Andrea, te la potevi aspettare questa cosa. Scusami Michele, non volevo interromperti. No, figurati. Mi sembrava comunque idoneo. Opportuno. Sì. E quindi questa dipendenza che poi creano i videogiochi, per come sono strutturati, per come sono fatti proprio, non è colpa del giocatore, ma il giocatore poi che si deve fare carico dell'imparare a come non caderci dentro, fondamentalmente, se ha intenzione di fare competitivo con la mente libera. Questo è il punto. È chiaro. Quindi scindere l'aspetto ludico e, se vogliamo, anche commerciale di un videogioco da quello che è poi il suo aspetto competitivo. Su questo invece volevo tornare da Francesco, che poi magari mi correggerà, magari mi odierà per quello che sto per dire, che però non è che fa uno sport che uno direbbe proprio divertente in un certo senso, no? Quindi a lui volevo girare la domanda: deve esserci anche nello sport, in uno sport come la marcia, un aspetto di divertimento, o che comunque stimoli l'atleta al di là poi di quelli che sono gli obiettivi della competizione, della gara? Cioè, tu ti diverti? Questa è la domanda da $1 milioni. Allora, secondo me quello che reputo io divertimento non è sicuramente fare marcia.
cioè la mia concezione di divertimento è altro, però penso che comunque un aspetto di divertimento, un aspetto ludico ci debba essere. Devi essere bravo tu a trovartelo con dei diversivi, con qualsiasi cosa, però devi essere consapevole che insomma, cioè non può essere quella il ciò che ti muove verso raggiungere gli obiettivi. E il nostro è uno sport di fatica e la fatica non è divertente, però se sei bravo, il segreto dei veri grandi campioni è quello di farsela amica, e c'è cioè, a chi piace addirittura proprio far fatica. Io non lo reputo divertimento, ti può piacere, può essere un po' masochista, quindi può sicuramente piacerti, puoi provare soddisfazione, non credo divertimento, cioè non è che ti viene da ridere, però sì, cioè, detto questo non voglio manco dipingere una cosa bruttissima che andiamo a fare, perché è bello, cioè lo reputo, il far fatica la reputo una cosa veramente nobile, e di cui insomma una persona che fa fatica per me merita la stima, e credo che questo è un po' quello che ci riconoscono un po' tutti quando mi dicono cavolo hai fatto 20 km, tutti riconoscono, hanno la capacità di stimare questa caratteristica che non è da tutti. Poi l'aspetto divertente ci può essere il contorno, per esempio l'atletica, nel mio caso la marcia mi ha consentito di fare tante esperienze, conoscere persone, andare in giro per il mondo, divertirmi anche nel contesto del luogo dove sei per allenarti. Cioè per esempio io, uno dei vantaggi magari di fare la mia attività è che le ore di lavoro sono relativamente ridotte, il resto del tempo comunque tempo libero che non puoi dedicare a fare chissà che cosa, però comunque è tempo libero e in quelle ore puoi divertirti, cosa che magari altri che devono stare 8 ore in ufficio non possono fare. Una delle frasi simbolo che ci hanno riportato spesso tuoi colleghi di fatica, appunto, è il famoso chi te lo fa fare. Nel senso, sì, bravo, ammazza, che coraggio, ammazza, quanto corri, quanto... Ma chi te lo fa fare? Tu che cosa rispondi a questa domanda? Intanto pensavo riportassi l'epica citazione di Pietro Mennea che diceva soffri ma sogni. E la fatica non è mai sprecata, soffri ma sogni. E invece era chi te lo fa fare. Che più iconica, però. Che comunque fa riflettere. E a volte me lo chiedo anche io, cioè penso che comunque nei momenti di difficoltà è una domanda che uno si pone, e finché la risposta è ne ho ancora voglia e questo è quello che voglio fare, e tu mi direi perché lo vuoi fare, e la risposta può variare anche a seconda dei periodi. Cioè in questo momento ripeto, è quello che faccio, è quello che mi fa sentire più vivo, voglio essere un po' così, e niente, quindi proprio questa volontà di raggiungere degli obiettivi che ti sei posto e che devono essere ovviamente sfidanti, perché se non sono sfidanti non c'è la predisposizione a superare quel limite. Quindi se ti poni un obiettivo sfidante sei mosso a voler raggiungere, e sai che dovrai passare attraverso dei momenti difficili in cui ti chiederai ma chi me lo fa fare, e la risposta sarà io voglio andare alle Olimpiadi. Sì, e allora questo è che devi fare e ce la puoi fare, e questo è un po' quello. Quindi che l'importante, l'aspetto fondamentale resta quello di darsi degli obiettivi, porsi o imporsi anche a volte degli obiettivi tali che poi possono rappresentare da soli in un certo senso lo stimolo giusto per affrontare anni di allenamenti, gare su gare, chilometri, infortuni anche, immagino, non te la voglio tirare, no, però è una costante nell'ambiente sportivo. Nel percorso di un atleta ci sono, ci saranno sempre queste difficoltà, bisogna essere pronti sempre ad affrontarle, e sarebbe stupido pensare che tutto vada sempre liscio, anzi è proprio quando pensi che stanno tutto bene che puntualmente succede qualcosa.
E, però è questo, è un po' lo sport, è un esempio di vita, cioè nella vita anche così, e non sempre va tutto bene, ma l'importante è sempre essere, guardare avanti e pensare che si può superare tutto, che le difficoltà vengono e sono fatte per essere superate. Allora, scusate nel frattempo se avete sentito la mia respirazione nel microfono, starò più attento. E, Michele, appunto parliamo di difficoltà, abbiamo appena visto o sentito della pesante sconfitta degli atleta, una sconfitta che abbiamo detto segna, diciamo, la fine del percorso, del cammino Neomaster, o meglio, insomma, decadono quelli che potevano essere le ambizioni o gli obiettivi. E quindi, mentre siamo sicuri che Gabbo e Dance stiano facendo le loro 20 flessioni in questo momento, però volevo sapere da te, secondo te come si rientra invece mentalmente, proprio anche forse fisicamente, da una bruciatura così, da una sconfitta così? Beh, una cosa, noi a livello, diciamo, di storia dell'Angry Birds, noi abbiamo iniziato il nostro percorso tra i quasi grandi all'inizio del 2021. Avevamo fatto la Coffee League, che era un torneo amatoriale, pace l'anima sua, prima che iniziasse l'interesse, diciamo, di Riot, di PG, per la scena amatoriale. E noi in quell'occasione abbiamo fatto 1.13. E diciamo che c'eravamo anche noi forse spinti un po' più, abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, perché noi eravamo appena nati come organizzazione, avevamo pochi mesi di vita, fondamentalmente avevamo 3-4 mesi di vita, e io non venivo dal mondo degli e-sport, non conoscevo nessuno, non sapevo come funzionassero banalmente le cose, e avevo deciso in prima persona di mettermi a studiare, fondamentalmente. Quindi tutto quello che è successo da settembre, quando siamo nati, 2020, fino a maggio, aprile, è stato il mio esperimento nel mondo degli e-sport, ed è lì, in quel periodo, che ho capito molte cose, fondamentalmente. E alla fine di quel torneo, di quello split, avevo 5 ragazzi più il coach che dovevano gestire questa sconfitta schiacciante, fondamentalmente. E io da casa che dicevo: ammazza che Pippe, perdete sempre la squadra. Mi ricordo quando facevamo questo torneo dei Coffee Sport, mi scriveva: commenta su Twitch, dai, e perdevano sempre. Vabbè, ma vale la pena sta cosa? Quindi è come la mia domanda: ma chi te lo fa fare? Alla fine lo stesso, ma vediamo come è andata a finire. e lì quindi avevo 5 persone più il coach, che ovviamente erano estremamente deluse dal risultato e dovevano gestire la sconfitta. E queste persone qui, poi alla fine il team si è sciolto, fondamentalmente, perché questo tipo di, partendo dal presupposto che io, venendo dal mondo sportivo, un altro dei principi cardine degli Angry Birds, diciamo, è cercare di tenere il team compatto e stabile il più a lungo possibile, soprattutto quando in off season, quando non ci sono tornei, perché lo standard al momento nel mondo delle competizioni è: facciamo il team per lo split competitivo, finito lo split competitivo, l'off season si usa per ricostruire il team da capo, fare tryout e prepararsi per il prossimo split. In ottica sportiva, e qui c'è il buon fratellino che lo può confermare, è come se un atleta si allenasse solamente in gara e sfruttasse i periodi tra una gara e l'altra per riposarsi. E a livello sportivo questa cosa qui non ha senso, perché è proprio nei momenti in cui non c'è la competizione che hai la possibilità di concentrarti sulle cose da migliorare e risolvere i problemi che hai scoperto durante la competizione. E quindi io, volendo portare anche questo tipo di metodo all'interno degli e-sport, ho sempre detto ai giocatori
che la squadra non è per il torneo o per il campionato, è per gli Angry Birds. Gli Angry Birds. E noi giochiamo fin quando ci troviamo bene insieme, fin quando vi divertite, fin quando voi pensate di migliorare, senza mettere limiti di tempo o di risultati, fondamentalmente. Quindi io ho sempre dato fiducia ai giocatori e ho sempre chiesto fiducia nel tenere la squadra compatta, fondamentalmente. Questo tipo di sconfitte, più lo standard delle off-season, hanno portato quel team a sciogliersi. E lo scioglimento ovviamente può succedere per vari motivi. In particolare di quel team, parliamo quindi di inizio 2021, ad oggi giocano competitivo solamente due persone in altre squadre. Quindi in quel Ammazza, caso proprio bruciati nell'anima. Esatto, in quel caso c'era anche il desiderio delle persone di allontanarsi dal gioco, però questa è una cosa che poi ho ritrovato anche alla fine del circuito Torment l'anno scorso, quando noi in realtà il risultato l'abbiamo raggiunto, ci siamo qualificati in Proving Grounds, devo dire una stagione davvero incredibile, perché siamo stati uno dei pochi team, forse l'unico di quelli che si è qualificati, che ha tenuto il roster stabile per tutta la stagione del circuito Tormenta, quindi siamo riusciti a raggiungere il risultato rispettando anche i nostri principi e valori. Anche in quel caso un giocatore, il carissimo Petrix, ha deciso di allontanarsi dal gioco, perché comunque nonostante il raggiungimento del risultato, che non è stato associato alla vittoria del circuito Tormenta, ma purtroppo ci siamo fermati in semifinale, la carica di stress è comunque le richieste che poi il gioco ed un approccio competitivo facevano ai giocatori, lui ha deciso che in quel caso chi glielo faceva fare? Nessuno. E queste sono cose che comunque tutti i giocatori si trovano a dover affrontare ad un certo punto della loro carriera, tra virgolette. La risposta ovviamente non è uguale per tutti. Come diceva Francesco, ognuno trova la sua motivazione poi in vari aspetti dell'esperienza, però è un processo che dovrebbero perlomeno provare a superare tutti, perché fermarsi senza nemmeno chiedersi, farsi la domanda sul perché, ti porta magari o a rinunciare magari a qualche anche soddisfazione, oppure a rinunciare a qualcosa che ti piace in realtà e che semplicemente è stata approcciata nella maniera sbagliata. Perché ne ho viste tante di persone che approcciano comunque il gioco in maniera troppo coinvolgente, si fanno molto coinvolgere dal gioco, quando in realtà la competizione, comunque un approccio competitivo, richiede un minimo di distacco per distinguere appunto la sconfitta per sfortuna dai propri errori, o comunque per trovare sempre uno spunto di miglioramento. Serve molta, molta disciplina in questo. Indubbiamente poi nell'e-sport in particolare l'aspetto della tenuta mentale, no? Buonasera, ma ospiti in studio? Allora io basta che questa storia che io devo sempre scoprire le cose all'ultimo deve finire. Sì. Non mi era stato detto, Giulio? Che erano in studio? Esatto. Sarebbero stati in studio? Esatto. Te ne vuoi andare? Sì, no Maria, io esco. No, per me è troppo, me ne vado. Tenuta mentale dell'atleta o del player in questo caso. Parlavamo con Michele di quanto un gioco, un videogioco in particolare come League of Legends. Però vedi, tornano all'ovile, perché Vischio poi si ricorda di rinnovare la sua subscribe con Prime. Ah, con la coda tra le gambe. E quindi con la coda tra le gambe torna. Ti aspettavamo, torna. Vischio. No, volevo solamente dire che non è un tornare all'ovile con la coda tra le gambe. Si tratta del fatto che comunque do la dimostrazione di essere un apporto maggiore a tutto questo. Non c'è scritto niente. Evidenti favoritismi. Cioè, vuole dimostrare la sua abnegazione alla causa. No, te sta a dire che tu la sub non l'hai ancora fatta. Ah, ok, sta di questo. Mi sa che sta dicendo. Ma fammela te, Matti, io non sono capace. Capito? Cioè, proprio come delega. Come mi va? Sono brutta per avere un figlio di 20 anni, quindi praticamente.
Vabbè, dai. No, Elvis Powell non ha il Covid vischio, bensì ha mandato all'arduo compito di seguire atleta eSport nelle sue nella sua avventura europea, che è andata male, si può dire ormai. Esatto, è ormai diventata una disavventura, ma anche le disavventure si possono raccontare ai nipoti. Gli atleti è tutto bagaglio. Ci raccontano quanto anche le sconfitte siano di insegnamento. E infatti. E non motivo di vergogna. Brava Martina che entra subito nel mood. A gamba tesa. Beh, ovvio, cioè, abbiamo due atleti qui che posso dire. Sempre sul pezzo. Vabbè, dai, però. Uno e mezzo. E finisco il discorso parlando della testa, perché diciamo, come una sconfitta pesante, un gioco che ti porta a coinvolgerti anche emotivamente, può essere difficile da affrontare dal punto di vista mentale, figuriamoci quando sei tu, le tue gambe e l'asfalto, e l'unica cosa che ti tiene dritto in piedi è proprio la testa, Francesco. Cioè, cosa ti aiuta nella tua testa a affrontare le difficoltà e le fatiche della marcia? Anche lì, come dicevo prima, le strategie possono essere tante, diverse in base al momento. Sicuramente la soluzione è sempre quella di continuare a spingere attraverso la fatica. E vi riporto un esempio, mi è successo proprio ieri. Stavo facendo un allenamento durissimo, è importantissimo, uno degli ultimi in preparazione della prossima gara, che sarà la settimana prossima. E mi stava seguendo il mio psicologo sportivo, l'allenamento. In un momento di crisi, che tanto viene, perché se stai facendo, se ti stai esprimendo al massimo, devi sapere che avrai un momento di crisi, altrimenti vuol dire che non stai dando il massimo. E gli ho detto: guarda, non ce la faccio più, sto iniziando a rallentare, secondo me non riesco a finire l'allenamento. Lui mi fa: vabbè, che vuoi fare? Una domanda banalissima, cioè io lì per lì ho risposto: vabbè, che devo fare? Devo continuare a spingere. Solo che in quel momento, pensate che io, solo nel momento in cui ho iniziato a pensare non ce la faccio, ho rallentato tipo, ho perso 5 secondi in 500 metri, che sono tantissimi. In seguito alla sua domanda banalissima, in cui la risposta per me era scontata, però da solo non è riuscito a darmi subito quella risposta. Lì sono riuscito a fare un click mentale in cui mi sono dato la risposta: vabbè, sto rallentando, ok, ma tanto la soluzione non è pensare sto rallentando, la soluzione è continua a spingere e ne do finché ne ho. E alla fine ho aumentato e ho chiuso più forte di quello che potevo. Quando pensavo 2 minuti prima che non avrei finito l'allenamento, invece lì sono riuscito a fare appunto uno switch dell'allenamento e l'ho chiuso più forte di come stava andando e di come credevo, perché appunto pensavo di non poterlo finire. Quindi questa mi sembra la risposta più pratica che ci possa essere a come superare molte difficoltà. E alla fine bisogna fare, provarci e insistere. Ma posso una domanda invece? Quando invece ti accorgi che la testa non è pronta, cioè che magari ancora c'è quell'immaturità, no? Che non ti fa dare il massimo. Un esempio, magari quando si trovano delle scuse può essere un segnale. Quali sono i segnali che non ti fanno che ti fanno capire che non sei pronto di testa, magari? Ma intanto io credo che già riflettere se io non ho pronto è già un passo in avanti. E nel momento in cui te lo stai chiedendo vuol dire che uno ci tieni tanto a quella cosa lì e due stai cercando una soluzione. Tante volte credo che ci si fissa troppo sul problema senza però cercare una soluzione, che sembra chissà che cosa devo trovare. Ripeto, a volte la soluzione è molto più pratica di quello che sembra, cioè a volte basta insistere e alla fine troverai, semplicemente continuando a fare quello che stai facendo. Questo non è assolutamente semplice, perché anche lì cerco di riportare esempi vissuti in prima persona che possono risultare anche più pratici. Esempio, l'anno scorso è stato il mio migliore anno della mia vita, ho fatto il mio record personale e ho fatto le Olimpiadi, quindi
tutto andava liscissimo, mi sentivo forte, mi sentivo pronto, ho detto che okay, sono maturo, 27 anni, inizio la stagione di quest'anno con consapevolezza, determinazione, eccetera, e serenità. Vado a gareggiare e la prima gara è andata male, seconda gara va male pure la seconda, terza gara va male ancora la terza gara, e lì dici ma cioè io ero sempre lo stesso dell'anno scorso, questo sto sbagliando, devo riformulare tutto, va in crisi ovviamente, quindi lì sta a te comunque, in questo però l'esperienza che io ho acquisito in questi anni mi dice comunque io ho fatto, fai un'analisi, pensi, inizi a vedere cosa puoi aver sbagliato, cosa puoi non aver sbagliato. Personalmente credo che nel mio caso rimettere in discussione tutto quello che stavo facendo non era la strada giusta, perché secondo me io comunque stavo andando nella giusta direzione, ho commesso degli errori, diciamo personali, che possono essere tecnici piuttosto che mentali, e basta risettare un pochino gli obiettivi senza appunto stravolgere tutto. E ovviamente ogni gara, in questo caso sono dei test in cui tu ti puoi testare, analizzare se stai andando bene o male, però non bisogna perdere la bussola se insomma le cose non vanno come ti aspettavi, perché non è che appunto tutto va come speri. Allora, intanto vorrei un attimo riprendere la chat, che intanto do il benvenuto sul nostro canale a EUPEX EVP3X, non lo so, probabilmente è un analgesico. Un codice fiscale. Prendi i nomi più semplici, per favore, se no il direttore non riesce. No, io... Tipo Francesco Michele. È anziano, capito? Ah. E poi abbiamo due domande per Michele. La prima la pone Dragan 233. Why are you so sexy? No! Nike. Che è proprio why? Why? Dragan, ma Dragan. Perché? Non come. Non come, esatto. Ma perché? Thanks mom. Dragan è mia madre sotto falso nome. No. Ah, okay. No. Dragan è il nostro assistant coach. È tedesco, quindi può solo guardare, non sa, non capisce niente. Quindi gli piace quello che vede, quindi l'ha scritto. Gli piace secondo me come gesticoliamo. Quindi non lo prendete di testa, ma è un'attrazione fisica. Esattamente. Diciamo. Noi i colloqui li facciamo così, con la cam aperta. Ah, perché tu li attrai con la bellezza. Ah, ho capito. Però la facciamo aprire anche a loro, perché abbiamo certi standard da rispettare in team. Ah, ok, quindi c'è un dress code. Ho capito. Poi a quanto pare c'è correlazione tra skill e attrattività. Vabbè, potremmo aver scoperto una nuova cosa. Immagino che i vostri giocatori dell'Academy siano ancora più belli dei nostri, visto che comunque avete vinto contro di noi. Guarda, quindi. Guarda Vischio. Sì, devo dire che tra Harry e Mess, insomma, le loro porche figure le fanno. La seconda domanda invece è di Elvis Powell. A proposito di sconfitte, ho una domanda da fare riguardo agli Angry Birds. Qual è stato il momento storico più basso e dove avete pensato di mollare tutto, se ci è stato? Ma dal mio punto di vista non c'è mai stato, nel senso che venendo io dallo sport, per me la sconfitta non è un motivo per mollare, e soprattutto perché o vinci, cioè c'è uno che vince e tutti gli altri che perdono, quindi se tutti facessero il ragionamento vabbè, se perdo la prossima mollo, e nessuno farebbe sport, rimarrebbero solamente quelli che vincono, fondamentalmente ne rimarrebbe uno, quindi la sconfitta dal mio punto di vista non è mai un motivo per mollare. Diciamo che uno si pone degli obiettivi e valuta poi al massimo su quelli se vale la pena o no continuare. Per quanto mi riguarda, come Angry Birds, devo dire che la traiettoria è ancora molto in crescita e quindi non abbiamo ancora avuto il momento in cui l'org in generale sia andato in crisi. Io sono andato in crisi molte volte, perché quando poi devo gestire i giocatori che litigano tra di loro è abbastanza complicato dal mio punto di vista, è stressante, però anche quello fa parte alla fine della vita di squadra, e
non lo reputo un motivo per mollare, fondamentalmente. E un'altra domanda di Elvis Powell, che a questo punto faccio subito perché sennò poi li faccio attendere troppo. Figura, player o coach con cui si ha legato in più, di più durante il tempo, e quello più complicato per carattere o altro con cui si è lavorato? Immagino Elvis tu ti stia riferendo a Michele. A Michele. E, beh, non lo so, magari potrebbe essere una domanda anche a Francesco. È pro player e coach, però penso che anche lui abbia un allenatore. No, okay. E, c'è stato qualcuno con cui ti sei trovato particolarmente bene o male dall'altra parte? Ma bisogna fare i nomi o... Fai come Giuseppe Conte, fai nomi e cognomi. Questo governo non riesce col favore delle tenebre. Ma a me, quindi vado io? Sì. Ma no, devo dire che appunto, essendo noi un org che crea progetti abbastanza lunghi, io mi affeziono un po' a tutti. E questo è anche poi, diciamo, controproducente quando le persone poi decidono di allontanarsi. In ogni squadra c'è magari chi condivide di più, chi condivide di meno, però in generale le persone con cui io leggo di più sono quelle dello staff, perché mi trovo a confrontarmi più frequentemente. E giocatori, quelli che decidono di aprirsi un po' di più, a me piace molto, e anche lì mi ci leggo particolarmente. Per esempio, per non fare dispetti agli attuali, diciamo, parlo del passato solamente. E l'anno scorso io ho legato molto con Petrix, che poi era il ragazzo che ha deciso di lasciare poi il gioco, fondamentalmente, perché lui, nei momenti di difficoltà che affrontava quando giocava, prima, dopo, si confrontava con me, quindi ci siamo confrontati molto anche sul gioco, sull'aspetto competitivo, ed è in queste situazioni di difficoltà, quando uno decide di aprirsi di più verso gli altri, che si crea poi il legame migliore. E paradossalmente, per rispondere sempre a Elvis, Petrix tecnicamente era problematico, perché aveva necessità di confrontarsi, però per me questo tipo di comportamenti non sono dei problemi, anzi, secondo me dovrebbero farlo molto più spesso, perché almeno spero che li aiuta anche a tranquillizzarsi e ad avere le idee un po' più chiare poi dopo la chiacchierata, perché comunque alla fine io ho quasi 30 anni, i ragazzi di solito ne hanno 10 in meno di me, quindi qualche spunto di vecchiaia, della saggezza, diciamo, dovuta alla vecchiaia, riesco a darglielo, perché magari ci sono già passato da quelle cose, essendo poi stato anche atleta. Quindi ben vengano le persone problematiche di questo tipo, ecco. Ben vengano certi tipi di problema. Francesco, che invece non ha player con cui confrontarsi, ma ha sicuramente allenatori e sicuramente avversari, no? Perché poi il tuo è uno sport single player, mi viene da dire. Ci sta. Però sappiamo come spesso, soprattutto nell'atletica, si creino legami anche con chi è in pista con te, no? Chi condivide in quel momento la gara con te. Ne abbiamo avuto fulgidi esempi anche a Tokyo. E tu invece hai avuto modo di legare con compagni di squadra, quindi atleti azzurri oppure avversari? Sì, assolutamente sì. L'atletica, partiamo dal presupposto che è uno sport in cui il fair play, la lealtà, secondo me è veramente, veramente tanto, tanto alto. Quello che ho visto io, insomma, oltre 10 anni di carriera, che c'è sempre stato al di fuori della competizione, ma mi viene a dire anche durante, una grossa sportività generale. Non so se da che cosa è dovuto, se veniamo educati in questa maniera già da piccoli, o è lo sport in sé che favorisce questa cosa qui, perché fondamentalmente credo che se ognuno, tutti sappiamo che se ognuno si esprime al massimo
non puoi avercela con l'altro se ti batte, quindi non ci mette, non essendo uno sport diciamo di combattimento, per esempio, non c'è veramente un'altra persona da battere, ma nel senso che devi buttare giù l'altro. Se sei più forte e riesci a dimostrare con le tue forze senza il contatto, non te la puoi prendere più di tanto, poi quello si cade dentro di te e quello fa parte della competizione. Quindi io sì, chiaramente ho legato, ma sento di dire che con tutti gli atleti con cui ho avuto a che fare ho legato. Poi ovviamente, come nella vita normale, cioè, ci sono quelli con cui leghi di più, chi di meno, però reputo, cioè, ho tanti amici che sono miei competitors, amici veri, insomma. Bene, bene, questo lo spirito sportivo che ci piace. Io invece vorrei andare un po' contro lo spirito sportivo. E che te pareva? No, perché loro sono fratelli, entrambi atleti, poi Michele ora ha detto si è definito mezzo, dai, però comunque entrambi atleti, c'è mai stata competizione tra di voi? La verità. Non lo so. Secondo me no, anche perché diciamo che quando poi noi abbiamo siamo mai trovati a gareggiare magari contro, perché quando eravamo piccoli, che facevamo anche lui, io ho iniziato con la corsa e anche lui ha iniziato con la corsa, eravamo in categorie diverse, perché quando si è piccoli si gareggia per età, e quindi non ci siamo confrontati direttamente. Ovviamente l'atletica è bella perché è misurabile, quindi al massimo ci si confronta con i tempi, quindi per dire, io posso pensare alla tua età ero più forte o viceversa, però scontro diretto non c'è mai stato. Poi lui è passato quasi subito alla marcia, e quindi poi lì le carriere sono state diciamo separate, quindi a livello sportivo direi no competizione. Poi nella vita noi litigavamo spesso, molto, quando eravamo piccoli, e diciamo le cose sono migliorate quando io sono andato a vivere fuori casa però non era competizione, era proprio scontro adolescenziale. Vabbè, certo, paterno, per chi doveva usare il computer, per chi doveva usare il computer, perché lo usava lui. Ciao Elvis, ciao, no, rispondo a Elvis che ci salutava dalla chat, non volevo essere... Vabbè, certo, ciao Elvis. Ecco, la competizione forse più grande è stata sul voto di maturità. Quella che è stato pari. Che però è stato pari. Alla Basta. Fine, pari? Sì. Incredibile. Con quanto? 87. E adesso qui ci sono bruciati però tutta la... Non si doveva dire. La domanda scomoda. È la domanda scomoda. 87 è buono. Che ve lamentate. È un voto dignitoso. Dignitoso, sì, sì. Io avevo fatto l'exploit all'esame. Lui era più quotato e è andato sotto le aspettative. Invece il campione che me è uscito nel momento dell'esame. Sì, proprio il rush finale. Io non avevo assolutamente quella media. E lì ero andato benissimo. Lui al contrario aveva una media sicuramente più alta, quindi meritava di più. Poi insomma era andato un po'. Avevi peggio, crediti, diciamo, per meriti sportivi, indubbiamente. No, zero crediti. All'università li ho presi. All'università sì. No, perché Michele, io diploma ho letto tutto meritato. Cos'hai letto? Ho letto che tu hai detto proprio che la competizione è un passaggio fondamentale nella crescita delle persone. Ho un po' solcherizzato. No, nella mia crescita. Ah, nella tua crescita. Nella mia crescita, okay. È stata molto importante, nel senso il confrontarmi con gli altri, ma soprattutto con me stesso, perché almeno per come ero io, però sicuramente la mia esperienza è simile a quella di altri. Io ho iniziato in realtà a fare sport con la pallavolo, che è uno sport di squadra. E mi vedete, io non posso giocare a pallavolo, cioè non ho niente di accettabile in un giocatore di pallavolo, e ovviamente questa cosa la subivo poi nell'ambiente di squadra, perché soprattutto da ragazzini c'è bullismo, si sfotte, eccetera eccetera, e lì non riuscivo ad essere tra virgolette tranquillo, perché comunque sapevo di stare facendo una cosa in cui sicuramente non ero bravo, per quanto mi impegnassi avevo comunque un limite che potevo raggiungere, e in più diciamo l'ambiente attorno non era accogliente. Quindi quando ho scoperto poi l'atletica leggera, in cui per fortuna poi ero anche bravo, essendo uno sport individuale mi ha tra virgolette un po' isolato dalla competizione con gli altri all'inizio, e mi ha permesso anche di riguadagnare fiducia in me stesso.
perché l'atletica è uno sport, come dice anche Francesco, in cui prima di tutto competi con te stesso e l'avversario è di contorno, fondamentalmente lo incontri solamente alle gare, ma banalmente uno potrebbe fare atletica anche da solo e competere con se stesso, quindi si fa periodicamente un test, prendi il tempo, la misura per chi salta e vedi se è migliorato o meno, quindi la motivazione della competizione è anche molto più ricreabile individualmente nell'atletica leggera. E per questo una volta io ho iniziato a fare atletica ho scoperto in realtà di avere magari delle qualità o comunque di essere in grado di migliorare, e al che una volta riconquistata diciamo la fiducia in me stesso, poi ho iniziato anche ad aprirmi di più verso gli altri, perché conosce appunto gli avversari dell'atletica, è molto accogliente sotto questo punto di vista, non ci sono quelle situazioni di squadra dove magari le squadre tra di loro si insultano, oppure tra di loro all'interno della squadra ci sono giocatori emarginati, è molto accogliente come ambiente, inclusivo, sì. Quindi sicuramente quello ha anche aiutato molto a farmi sbocciare, tra virgolette. Proprio in questi giorni c'è la famosa corsa di Miguel. Sì. La corsa di Miguel di cui no, il 25 aprile parlato. Dicembre? No, è a febbraio la corsa. No, il 25 aprile. No, cioè, quest'anno si l'hanno spostato. Sì. Dove è che è proprio l'emblema dell'inclusione, addirittura anche insomma in carrozzina possono correre, quindi è vero, l'atletica è proprio uno sport inclusivo. Ma tu perché hai smesso? Problemi di tempo, perché poi l'università in più ho un altro progetto legato all'atletica leggera, ho un portale di fotografia sportiva abbastanza famoso nell'ambiente anche a livello internazionale, quindi a un certo punto ho messo sul piatto i risultati dello sport, i risultati del sito, i risultati dell'università. Ho detto vabbè, quello dove andava meglio, il peggio l'ho tagliato. In certo, hai fatto poi una sintesi. In realtà poi col tempo sono tornato a fare sport perché mi sono reso conto che mi mancava. E fare sport, attività fisica in generale, poi a me in particolare piace competere, quindi se faccio uno sport poi voglio anche fare le gare, quindi coincidono le cose. Dà molto, ti permette anche di essere più lucido, di stare più rilassato e anche di fare meglio poi le altre cose su cui magari ti vuoi concentrare, quindi infatti quello che cerco di trasmettere anche ai ragazzi è cercate di fare sport un minimo, perché ne guadagnate sotto molti aspetti anche nel gioco. Ringrazio ovviamente Mattia e Michele in certo, regia che ci hanno aiutato, e a me non resta che darvi appuntamento quindi a giovedì prossimo a Atletico Talk ore 18. Grazie Martina, grazie di essere stato Giulio qua. A giovedì, grazie anche ai nostri ospiti Michele e Francesco. Ciao, grazie, chiudete tutto ragazzi. Ciao ragazzi.